Una improvvisa bomba d'acqua ha seminato terrore e morte ieri sera nel Trevigiano, a Refrontolo, mentre era in corso una festa locale. Il torrente Lierza è esondato ed ha travolto numerose persone. Si parla di un centinaio. Secondo un primo bilancio ci sono 4 morti, tutti ragazzi, 2 dispersi e 20 feriti, di cui 2 in condizioni disperate. I sopravvissuti raccontano di una valanga di fango che li ha travolti e di molti si sono aggrappati ai rami per salvarsi dalla furia devastatrice delle acque esondate. Ulteriori informazioni nel corso della giornata con edizioni straordinarie. Bollino rosso sulle principali strade ed autostrade italiane nel primo fine settimana di agosto, dopo un luglio alternato con poco sole e molta pioggia. Tant'è che il settore turistico ha fatto registrare un trend negativo rispetto ad un anno fa, meno 70%. Molto affollati ed intasati i valichi di frontiera europea, la Salerno-Reggio Calabria, la A14 Pescara-Bari, la A16 Napoli-Bari, il grande raccordo anulare di Roma. Ovviamente, sia da parte del Centro Informazioni per la Sicurezza Stradale e anche della Polizia, l'invito ad avere sempre le cinture di sicurezza allacciate e la prudenza mentre viaggiano. Per la Castellano Udas si va rinforzando il team che disputerà il campionato di divisione nazionale di Serie C di basket a partire dal 28 settembre. Gli ultimi tasselli verranno definiti entro la settimana che sta per cominciare. Circola anche il nome di Andrea Maggi, che potrebbe aggiungersi ai già confermati Serazzi, Ionicas, Mazzotta, Falcone, Liguori. Intanto è stata ufficializzata la data del raduno precampionato della formazione udassina, che avverrà il prossimo 20 agosto al Palasport Nando Di Leo, a partire dalle 18. Ad attenderli il coach Matteo Totaro e lo staff dirigenziale della formazione udassina.